Siamo in diretta in questo momento, allora ciao a tutti, eccoci qui, sono Giovanni Migliaccio, oggi parliamo di bodybuilding, ma non solo, perché diciamo, l'argomento di oggi è davvero molto interessante e non sarò solo, ma ovviamente sarò in compagnia con un grande esperto di queste tematiche che è qui con me, Frank Casillo. Ciao Frank. Ciao Gianmario, buonasera a tutti. Benissimo, allora oggi parleremo quindi di attività fisica per la parte estetica, ma non solo per la parte estetica, perché poi Frank diciamo che ha una grande esperienza anche in altri campi. Intanto volevo chiedere a Frank 30 secondi per presentarti. Io sono un appassionato di bodybuilding, ho iniziato per necessità fisiche, avevo delle scapole alate, quindi necessità di risistemare un equilibrio fisico dettato da tale alterazione morfologica. Mi sono subito appassionato dell'allenamento pesi, non trovando risposte, la faccio in breve, a quelli che erano i topic per migliorare la forma fisica. Ho deciso di fare da me, di iscrivermi all'ISAF quando ancora scienze motorie non esistevano. Ho proseguito poi con la laurea specialistica in scienze tecniche dello sport. Parallelamente si sono sviluppate delle gare sul fronte agonistico internazionale e poi ho continuato con un master in sport, stress e nutrizione alla Sapienza di Roma. Questo in Questa è la parte, diciamo, accademica ed è importante perché, insomma, ci tengo sempre anche per sapere poi con chi stiamo parlando, che tipo di esperienza anche magari di studi ha. Però poi, devo dire, nel campo del bodybuilding hai avuto anche delle belle esperienze internazionali. Dici qualcosa tra le più importanti? Ho vinto il Super Body World del circuito Musclemania nel giugno del 2002. Poi ho fatto un terzo posto a novembre 2002 al Musclemania World a Los Angeles. Ancora ho rivinto il Super Body World nel giugno del 2005, sempre a Miami. Poi ho fatto uno stop, una pausa e ho ripreso nel 2009, arrivando secondo alla Tournament of Champions del circuito NPC a Los Angeles. Nel 2011 partecipo alla Los Angeles Championship, sempre nella stessa città, dove vinco il titolo di categoria pesi massimi, ma anche l'assoluto. Poi faccio un ulteriore stop. Nel 2016 arrivo terzo a Orlando nella federazione WFF e nel 2016 partecipo a San Paolo, scusate, in Brasile, a Rio de Janeiro, nella mia condizione migliore di sempre, ma purtroppo non è andata bene. Questo più o meno Vabbè, capita a tutti gli il mio. atleti. Quindi diciamo che ci hai raccontato il tuo passato, diciamo, da atleta. Poi, ovviamente hai messo a punto sia l'esperienza accademica che l'esperienza da atleta anche con ulteriori persone. Quindi hai iniziato, diciamo, a passare dall'altra parte della barricata e a diventare tu il preparatore, il personal, l'allenatore di altri atleti. E non solo in Italia, a quanto pare. È corretto, è iniziato per quanto riguarda la porzione del non anche in Italia, è iniziato nello scrivere articoli per un sito, un colosso mondiale che allora era piccolo, parlo di bodybuilding.com, ho iniziato una collaborazione come articolista tecnico e da lì per la qualità dei contenuti sono stato contattato da diversi utenti internazionali, tra cui una ragazza brasiliana di Florianopolis, Brasile, che ho preparato per il Miss Universo categoria Figure della Federazione NABBA, è arrivata seconda in Inghilterra. Poi ho preparato un ragazzo texano che era già campione di powerlifting, ma non aveva alcuna esperienza nel bodybuilding e ha vinto i campionati assoluti NPC texani. Poi un ragazzo che nulla a che fare col bodybuilding, quindi un campione di motocross di Tulsa, la capitale dell'Oklahoma, e poi una ragazza messicana, una utente generica che aveva bisogno soltanto di mettersi in forma, e poi diverse persone in Europa che ho potuto contattare anche personalmente e vedere. E poi tanti altri contatti dove il tutto si è limitato a un rapporto epistolare virtuale.
Ecco, quindi hai, diciamo, in questa presentazione ci hai, insomma, descritto il tuo passato d'atleta, l'esperienza e a quanto pare l'esperienza non solo nel bodybuilding, ovviamente in questa pagina dove oggi sei mio ospite parliamo di sport in un modo molto esteso, come d'altronde si fa per la comunità europea, cioè sport, tutto quello che può attività fisica, non sport orientato alle Olimpiadi, ma per il benessere, per l'attività, eccetera. Quindi ovviamente anche il bodybuilding è incluso, così come anche coloro che poi vogliono migliorare la propria composizione corporea o lo proprio stato di salute. Quindi, corretto, diciamo, è avuto esperienza su questo. Un attimino, il bodybuilding è solo una pillola, il tutto sta nel miglioramento della composizione corporea, abbraccia una serie di utenze molto vaste, quindi dall'atleta ma anche al normale frequentatore delle palestre. Esatto, perché molte volte, come d'altronde anche nella foto che noi abbiamo messo, nell'immaginario collettivo si intende bodybuilding sempre una persona come le tue foto, quindi al massimo dell'estetica, eccetera, però quella è quella punta dell'iceberg di tantissime persone che sono poi appassionate, che poi fanno attività fisica, eccetera, ma non voglio arrivare a quei livelli, come dire, faccio nuoto, sono 5 milioni di persone che fanno nuoto in Italia, non tutti sono Federica Pellegrini, che è una, però poi sono tutti gli altri, e bodybuilding chiaramente è così. Correttissimo, permettimi un esempio, un'analogia, non tutti quelli che comprano la Ferrari poi vanno in pista, però... Meno male. Ok, allora, subito delle domande che arrivano dagli esperti della Sport Science Academy, Giuseppe Chiapparino, che proprio riguarda, lui allena le arti marziali, quindi fa, diciamo, una domanda riguardo l'off season, soprattutto nel judo, che magari in certi momenti ci sono degli atleti che proprio nei periodi non diciamo di combattimento, di gara, tendono a perdere forza e potenza e anche a gestire male la nutrizione. Se dovessi avere tu un atleta che magari ha questa situazione, o magari un suggerimento, che cosa potresti fare in questo caso? Mi stai facendo una domanda che richiede una risposta complessa, cercherò di essere preciso e conciso. Lo so, ma infatti io vorrei proprio che tu rispondessi, diciamo, da professionista, perché molte volte, giustamente, tutti dice: ok, dimmi la tabellina e la faccio. E invece, perfetto, comunque non è così. E quindi, diciamo, in passo indietro, che cosa chiederesti o appunto che suggerimenti daresti? Il calo prestazionale in termini di forza normalmente in queste condizioni e anche in tante altre non strettamente legate alla disciplina specialistica d'appartenenza tipica di chi adesso ti ha esposto la domanda è la perdita di massa muscolare. Quando si perde massa muscolare, uno dei sintomi vaghi e aspecifici è la stanchezza cronica. Questo perché nella perdita di massa, con la perdita di massa muscolare vanno via anche importanti livelli quantitativi di potassio intracellulare che regolano gli scambi nervosi e l'eccitabilità. Da dove nasce l'errore? L'errore è nel rientrare nelle categorie di peso, quindi si adottano regimi ipocalorici, a volte il fai da te o a volte addirittura digiuni, che per quanto vadano bene per rientrare in delle categorie di peso, non vanno bene per mantenere le prestazioni. Questo è fondamentalmente la sostanza. Qual è la risposta e quindi la possibile soluzione? Manipolare strategicamente la distribuzione dei pasti nella giornata, più pasti frequenti, in modo da fornire sempre più in modo regolare, equilibrato, carburante energetico al corpo, soprattutto favorire i migliori rapporti tra proteine, carboidrati e grassi di qualità, assumere una dieta iperproteica, perché si è visto che a parità di regime ipocalorico chi consuma una dieta iperproteica ipoglucidica perde meno massa magra rispetto a un tenore isocalorico ma iperglucidico normoproteico. Ecco, questo ovviamente non fatto nei periodi, diciamo, vicini alla prestazione, ma dovrebbe essere buona norma per mantenerlo in periodi più ampi, questo tipo di organizzazione.
si stringono troppo i tempi, ovviamente non si conoscono le risposte, è meglio partire prima per poter poi riadattare le strategie in itinere. E poi si è visto da un punto di vista scientifico che chi perde meno peso a settimana lo perde più a lungo e perdendo meno massa muscolare. Questo lo riporto con note bibliografiche all'interno del libro che, come sai, sarà di prossima pubblicazione. Ecco, infatti volevo anche dire perché abbiamo poi invitato Frank Casillo. Frank Casillo, per chi non avesse sentito la sua presentazione iniziale, poi quando la diretta va, riguardate, quindi è una persona che ha continuato a studiare, ha studiato e continua a studiare e si basa su evidenze scientifiche, quindi diciamo è un trainer evidence-based, quindi quando dice qualcosa è sempre giustamente orientato all'evidenza. Allora, anche su questo c'è una domanda di Salvatore Monachelli, sempre della Sports Science Academy, che ci dice, ci sono tante, diciamo, variabili di stimoli, sequenze, eccetera, in funzione dell'ipertrofia. Insomma, se ne sentono un po' di tutti i colori a volte. Qual è, secondo te, è il giusto stimolo che una persona dovrebbe andare a ricercare come priorità, quindi tipo lattacido, lattacido, le grandi volumi, oppure alti carichi? Certo, anche questa è una domanda che non si può rispondere in due secondi, ma in generale, per un neofita, quale potrebbe essere la risposta? Premesso che è fondamentale sapere se la tecnica esecutiva è corretta, altrimenti non avviene un buon e ottimale reclutamento muscolare, è premesso altresì che si debba ricercare il cedimento muscolare, altrimenti non occorreranno quelle micro lesioni che poi mediano i processi di crescita ai momenti successivi all'allenamento, la letteratura scientifica dice quanto segue, che i migliori stimoli si hanno con un metabolismo di tipo anaerobico lattacido e con carichi che vanno e oscillano da circa il 67% all'85-87% del carico massimale. Poi, a questo bisogna associare il fatto che l'allenamento non deve sfociare in una lunghezza oltre i 50-60 minuti, pena un declino delle secrezioni steroidee androgeniche maschili, che come si sa hanno una natura anabolizzante e soprattutto anche per contenere l'increzione del cortisolo, che sembra aumentare quanto più aumenta la gittata temporale sotto tensione. Ecco, Frank Casillo quando parla è veramente un libro aperto, io tutte le volte glielo dico anche a recenti congressi nazionali dove ci siamo visti, e quindi parla così, non usa lo stesso standard di questa pagina dove spieghiamo alla nonna. Credo che la nonna quando sente Frank dice, oddio mio, come che hai detto, bello mio. Però è giusto perché anche penso che il mio linguaggio sia in linea all'utenza della Sports Science Academy, quindi per l'Academy è perfetto. Come infatti i ragazzi dell'Academy poi studieranno le tue risposte. Allora c'è Lorenzo Mosca, che salutiamo sempre dell'Academy, che insomma ti ha visto al recente talk show di Roma, e quindi insomma era seduto, era apprezzato tanto e fa parte dell'Academy, e giustamente ci dice, ma tu hai parlato anche in questo caso di aspetti lattacidi, però hai anche detto che l'acido lattico è un'emivita di 15 minuti, ma allora perché poi si continua, diciamo, ci vuole molto tempo per tornare ai livelli basali? C'è l'ipo, quali sono questi aspetti? Perché succede questo? Intendi per ripristinare le condizioni di freschezza muscolare, cioè vuoi dire... Ma infatti qui questo livello i basali dipende quali, ecco, del lattato, della frequenza, del VO2, però insomma... Allora, la produzione di lattato è uno dei fattori che spiega l'affaticamento muscolare, ma l'affaticamento e quindi il declino della performance non può essere relegato ad eventi unifattoriali, ma deve essere visto come conseguenza di un'integrazione sinergica di fattori multilaterali. Esempio, se
i fattori metabolici, in questo caso il lattato, fossero i soli responsabili dell'affaticamento, come appunto chiede l'utente, basterebbe rimuovere il lattato, che ha un'emivita di 15 minuti, pensa che l'800metrista è quello che ne produce di più, circa 20 millimoli, e in due ore non ve ne più. Bene, una volta rimosso completamente il lattato si dovrebbe essere freschi. Bene, non è così, perché a contribuire alla fatica subentrano anche fattori di origine nervosa. Faccio un esempio: ci sono delle prestazioni fisiche laddove non si produce nemmeno l'acido lattico, oppure la sua produzione è molto più lenta della sua rimozione. Faccio l'esempio degli allenamenti per favorire l'incremento della forza. Si pensi a serie da 1 a 3 ripetizioni con carichi massimali. Bene, tutti sappiamo che la valuta energetica che si spende subito per tali tipo di prestazioni di forza è l'ATP intramuscolare. Bene, altresì tutti sappiamo che questo si ripristina in periodi di recupero dai 3 ai 5 minuti. Bene, allora come si spiega che comunque al susseguirsi delle serie, per quanto venga ripristinato l'ATP integralmente, a parità di carico non si riescono a mantenere le stesse ripetizioni? Bene, perché i motoneuroni alfa di tipo fasico, quelli che innervano la muscolatura striata scheletrica, con le fibre di tipo 2B, quelle ad alta velocità, sono facilmente affaticabili, e quindi non basta rimuovere l'acido lattico, non basta risintetizzare l'ATP, ma bisogna riportare a regime il sistema nervoso che risulta compromesso. Se infatti si esegue un'analisi della variabilità del battito cardiaco post allenamento con per esempio il fotopletismografo, si vede che il sistema nervoso risulta debilitato, quindi anche le performance risultano scarse. Sì, che poi Lorenzo Mosca ha fatto questa domanda, conosce molto bene la HRV, l'ha anche testata su di sé al recente evento nazionale con uno dei ricercatori più noti al mondo, Fabio Nakamura, che quindi ha spiegato bene la variabilità, come funziona e come infatti si deve capire. Un'altra domanda che riguarda un po' la nutrizione, sempre su qualcosa che avevi detto poi in un evento nazionale, dove avevi parlato di proteine, cioè con un integratore di proteine non è altro, diciamo, che comunque una molecola di forma diversa, ma potrebbe essere anche tonno, cioè a volte non è necessario sempre l'integratore, ma importante il tipo di nutrizione. E lui dice, però poi dici anche che le farine sono alimenti antropici e quindi il loro consumo non è positivo. Ma perché la farina non è anch'essa un tipo di molecola diversa rispetto al chicco di grano? Allora, tutto sta nell'analisi di come l'uomo si è evoluto. Per 2,5 milioni di anni l'uomo è stato, faceva parte di società di raccoglitori e cacciatori, quindi tutto ciò che ha consumato in quella fase evolutiva, in base a ciò si è settato il suo DNA, ma soprattutto il secondo cervello, che è il sistema gastroenterico, gastrointestinale. Quindi tutto ciò che poi è sorto dal mesolitico, quindi circa 12.000 anni fa in poi, quando l'uomo è diventato agricoltore e allevatore, e da lì si è risolto il problema della fame nel mondo buttando il grano nel granaio, ecco che sono nati i problemi. Si tratta, è vero che la farina deriva dal grano che è naturale, ma l'uomo non era abituato a mangiare il grano in quanto tale. Pertanto la proteina del grano, quindi il glutine, rappresenta un allergene. Questo è il primo fattore. Seconda cosa, qua si stanno trascurando altri fattori legati agli alimenti trasformati, come i derivati delle farine e del grano. Vi sono tanti fattori che convergono influenzare la sensazione di fame e sazietà dell'organismo. Uno di questi che soddisfa la sazietà è il cosiddetto precarico gastrico. Cosa vuol dire? Che una certa quantità di cibo, e quindi di volume,
è necessaria perché possa distendere le pareti gastrointestinali e far secernere dalle cellule I del duodeno la cosiddetta colecistochinina, un ormone gastrointestinale che va al cervello e segnala l'avvenuta introduzione di cibo e pertanto si placca la fame e viene soddisfatta quindi la sazietà. Bene, se questo aumento di volume gastrico lo si ha con cibi evolutivi, cioè specie specifici per l'uomo, carni non trasformate, uova, pesce, frutta, tuberi, radici e bacche, bene, ad essi si accompagna un valore X di introduzione calorica e glucidica. Ora, se si introducono alimenti trasformati come derivati dalle farine, lo stesso volume di cibo necessario per indurre distensione gastrica e per favorire lo stesso effetto saziante si accompagna a valori nettamente superiori di introduzione calorica e glucidica, superiori rispetto alle reali necessità del corpo. Ecco che si sfora in fenomeni lipogenici a cui il corpo non è abituato, perché se lo si fa con la frutta e i tuberi mangiati in maniera intera e non trasformati, quindi non parlo di succhi di frutta, non parlo di patatine fritte, ecco che a volte si dice che non c'è bisogno neanche di pesare i cibi, perché il senso della sazietà arriva, giunge prima che si possa commettere un abuso. Ecco, su questo devo dire, Frank è partito un po' da lontano, ma correttamente, perché poi molte volte noi, che so, andiamo al bar, devo dire, questo purtroppo capita, dice, ah, che bello, la spremuta di frutta. No, però peccato che quel tipo di alimento poi alla fine ha perso tutto quello che c'è intorno, tipo anche la mela, cioè noi solitamente la sbucciamo. Sono molti elementi che nella nutrizione ordinaria noi facciamo perché pensiamo sia più corretto, però poi ovviamente la natura aveva introdotto la parte del glucosio, quindi nella polpa della mela, ad esempio, l'aveva coperto con una parte fibrosa, e quindi quelle fibre, ahimè, noi le togliamo e facciamo un sacco di danni. Stessa cosa tra grano e farina, ovviamente lì è successo tanto di più, quindi quando noi andiamo a mangiare dobbiamo stare attenti a questo, altrimenti saltano tutti questi concetti. Ma è importante quindi conoscere la nutrizione e non soprattutto l'integrazione, perché se noi conosciamo la nutrizione e magari ci basiamo anche su alimenti normali, magari scopriamo che l'integrazione poi non sarà più necessaria o comunque servirà solo in certi casi. Un'altra domanda, un altro fattore, scusami se mi permetto, che i cereali, quindi derivati dalle farine, contengono esorfine, che sono sostanze simili agli oppioidi e che creano dipendenza. Ecco perché chi è tra virgolette pastasciuttaro si rifiuterà di abbandonare tali abitudini, proprio perché vi è un circuito della dipendenza, non tanto perché la pasta è buona, ma in modo subdolo si è creato un circuito dipendente perché fa credere che la pasta sia buona. Infatti nessuno è dipendente da carne o da frutta, però dai farinacei sono tutti dipendenti i grandi consumatori. Facci caso. Purtroppo molti cereali, chiamati così, quelli che si comprano al supermercato, già scatolati, eccetera, poi alla fine sono stati ipertrasformati, sono stati tolti dei micronutrienti, reintrodotti dopo, ma non tutti quelli sono stati tolti, per cui c'è ben poco di cereale lì. Ma infatti molte volte quando si gira c'è scritto carboidrati, di cui zuccheri, problema che tutti i carboidrati a quel punto sono veramente non più quelli originari, perché bisognerebbe fare un conteggio diverso. Sì. Un'altra domanda sempre dalla Sports Science Academy. Cosa ne pensi del digiuno intermittente, sia nella versione, diciamo, del guerriere 16-8 o anche nella versione più estesa? Anche in funzione, diciamo, del mantenimento della massa muscolare. Ok, bene. Una piccola premessa, il digiuno intermittente ricalca grosso modo il comportamento alimentare adottato dall'uomo durante la sua evoluzione, quindi fasi di digiuno intercalate a fasi di apporto alimentare. In assoluto niente di scorretto, è sempre l'utilizzo che si fa delle cose che rende tale strategia appropriata o meno. Secondo
il modesto parere del sottoscritto, sono tre i punti che bisognerebbe rispettare per un corretto, per una corretta interpretazione e applicazione di tale modello alimentare. Punto numero uno, dovrebbe concretizzarsi in un simile stile di vita pari a quello in cui si è creato originariamente, e cioè questo modello alimentare dovrebbe accompagnarsi ad un tipo di attività fisica che sia grossomodo similare a quella osservata dall'uomo durante la sua evoluzione per procacciarsi il cibo. Il problema nasce quando tale stile alimentare, ma così come tutti gli altri, sono accompagnati da uno stile di vita sedentario. E come spiegherò sempre all'interno del libro, il sedentarismo è l'anticamera della disabilità e poi della mortalità. Quindi la fase di repauperamento e quindi di apporto alimentare non serve a compensare le perdite occorse durante una pratica sportiva o attività fisica assente. Punto numero uno. Punto numero due, ho già spiegato prima, il cibo deve essere specie specifico. Perché? Proprio per non ingannare il fine equilibrio della fame e sazietà. Quindi, se l'apporto alimentare serale, che normalmente contraddistingue tale modello alimentare dopo tante ore di digiuno, avviene con cibi specie specifici, quindi interi e evolutivi, non si hanno problemi. Ma se vengono utilizzati, ecco, scusate, su questo, perché fai un esempio su un normale cibo, insomma, che si viene consumato, che cos'è per te specie specifico e cos'è non lo è, pur essendo similare? Ok, perfetto. Per quanto riguarda le proteine animali, tutta la carne non trattata, quindi la carne, fettine, bistecche, bene, uova intere, pesce, quindi non spinacine, cottolette, fritte, salumi e tutti questi surrogati. Da un punto di vista glucidico, la frutta intera, e quindi non quella bevuta, ma quella che si mastica. E da un punto di vista lipidico, la frutta secca oleosa, quindi noci, nocciole, mandorle, pistacchi, o anche grassi derivati da cibi interi, come l'olio d'oliva, per esempio. In tali contingenze, l'apporto alimentare serale determinerà sazietà ancor prima di abusare del cibo e di introdurne in quantitativi oltremodo superiori alle necessità. Se invece si aumenta l'apporto calorico per avere lo stesso livello di sazietà con alimenti trasformati, sappiamo bene che la farina per 100 grammi ha circa dai 70 agli 80 grammi di carboidrati, il frutto più calorico che conosciamo, la banana, ha neanche un 20%, capisci le differenze? Cioè, stiamo parlando di oltre tre volte l'apporto glucidico a parità di quantità. Bene, se si apportano dei cibi trasformati, come questi appena menzionati, ecco che si incorre in un apporto oltremodo spropositato che favorisce l'accumulo di grasso e va a vanificare le ossidazioni dei grassi, le mobilizzazioni dei lipidi occorse durante le fasi di digiuno che hanno preceduto l'approvvigionamento alimentare. Punto numero tre, per rispondere alla tua domanda, bisogna far sì che l'adozione di tale modello alimentare non sia antitetica, non sia antifisiologica rispetto alla natura dei suoi stimoli. Quindi è, secondo me, un errore propinare questo stile alimentare per lo sviluppo ipertrofico o per il preservamento della magra, e spiego perché. Chi è a favore e menziona questo stile come ipertrofico associato a un programma di allenamento lo fa perché si sa che durante il digiuno si elevano i livelli plasmatici di ormone della crescita. Quindi, se è vero da un lato che l'ormone della crescita indotto dalla fase di digiuno è responsabile degli eventi lipolitici e dimagranti che occorrono nel digiuno stesso,
Non si può dire lo stesso per i suoi risvolti anabolici ipertrofici. Molte volte l'errore comune che viene fatto è che si osservano le azioni di un determinato ormone e poi si postulano in assoluto i suoi effetti in modo indipendente e scevro dal contesto metabolico, ormonale e nutrizionale in cui li si sono osservati. Faccio un esempio. Durante la fase evolutiva di un individuo, si sa che lo spurt dell'ormone della crescita e del testosterone la si ha durante particolari fasi di crescita, come la pubertà. Infatti si hanno accrescimenti staturali importanti. Cresci spurt perché magari è un vocabolo non troppo noto. Una enfatizzata secrezione, importanti secrezioni sopra la media rispetto a tutto quello che è l'arco di vita del soggetto, si hanno durante la fase pubere, ok? In questa fase, infatti, si accompagna un'importante crescita della statura del soggetto, ma anche di turgore, quindi di aumento delle masse muscolari indipendentemente dall'esercizio fisico. Adesso io non voglio puntare l'attenzione su quali siano i fattori che scatenano la secrezione di tali ormoni, ma per far capire che tali ormoni riescono ad ottimizzare la loro azione anabolizzante se in parallelo vi è un ottimale contesto nutrizionale di apporto energetico e di macro e micronutrienti. Infatti, se si osserva in queste fasi dell'evoluzione dell'individuo, quindi nella fase della pubertà, dove si registrano questi incrementi somatici, quindi della corporatura del soggetto, non si rispetta un regime ipocalorico o dei digiuni. Si tratta di fasi caratterizzate da un apporto sovraregolato di calorie. Come sai, tutti i ragazzi mangiano a dismisura normalmente. Bene, se l'apporto nutrizionale purtroppo a gusto, non a gusto, esatto, pochi, a meno che non si tratta di casi di obesità che sono indirizzati precocemente dal dietologo e dal nutrizionista, ma io sto parlando di altro. Se l'aspetto nutrizionale non fosse importante per enfatizzare le azioni anabolizzanti di tali ormoni, allora non si spiegherebbe perché i bambini africani, quelli cosiddetti del Biafra, riportino dei deficit di sviluppo somatico nonostante gli elevatissimi livelli plasmatici che riportano di GH. Questo conferma quanto l'ormone da solo non sia giustificativo di azioni anabolizzanti, ma deve essere un parallelo contesto nutrizionale che fornisca i cosiddetti mattoncini all'azione dell'ormone. Ecco, è stato chiarissimo, devo dire, chi è appassionato alla materia. Aspetta, un'altra cosa, scusami Gianmario, mi sono scordato. Questo sistema favorisce il catabolismo, perché le ore di digiuno, bisogna specificarlo, vanno dalle 16 alle 35 a seconda della tipologia di digiuno intermittente osservato, perché troviamo anche l'eat stop eat, cioè che due volte a settimana vi è un digiuno di 24 ore che inizia dalla cena di un giorno per poi riapprovvigionarsi di cibo alla cena del giorno successivo. Bene, solo dopo 4 ore dal consumo dell'ultimo pasto si abbassano i livelli ipotalamici della luliberina o gonadoliberina o GnRH, che è l'ormone ipotalamico che va sull'ipofisi e dice alla stessa di liberare LH, che è l'ormone gonadotropico che va sui testicoli e fa secernere testosterone. Quindi già si abbassa la portata secretiva dell'ormone steroideo maschile anabolizzante. Ancora, dopo 3-4 ore dall'ultimo pasto si eleva la gluconeogenesi per ristabilire l'omeostasi del glucosio. E uno dei substrati della gluconeogenesi sono le proteine muscolari. Viene captata la leucina, viene dato il suo gruppo amminico al piruvato, si forma alanina, passa nel sangue, passa nel fegato, viene deaminata, si riforma glucosio. Tutto questo
per soddisfare le esigenze metaboliche del cervello e del muscolo in attività in caso di esercizio fisico, ma a spese della muscolatura striata scheletrica. E ultimo fattore importante, che tutto questo viene confermato a livello della biologia molecolare, perché in casi di deprivazione energetica, e già parlo solo in casi di contesti ipocalorici severamente restrittivi, non di digiuno, figuriamoci nel digiuno, si attiva in questi contesti nutrizionali un sensore cellulare che si chiama AMPK. L'AMPK, una volta attivato, da una parte mette il freno sui processi anabolici, quindi su tutti i processi deputati al consumo di energia, proprio perché sia in una condizione di carestia, e dall'altra parte, contemporaneamente, mette l'acceleratore sui processi catabolici, che sono quelli deputati a produrre energia. Quindi questa è letteratura scientifica, dimostra come il digiuno intermittente determini anche perdita della massa muscolare. Quindi cosa bisogna fare? Dipende sempre dall'obiettivo. È vero che durante le fasi di digiuno si ha una maggiore ossidazione dei grassi, una maggiore mobilizzazione dei lipidi, una migliore sensibilità all'insulina, però non bisogna alzare le pretese del sistema, non bisogna spacciarlo per un sistema adatto a un aumento ipertrofico, addirittura al preservamento della magra, perché come appena spiegato è alquanto in dualità con la letteratura che supporta esattamente il contrario. Ecco, infatti, come ha spiegato poi Frank in un modo molto esaustivo, credo che Lorenzo Mosca sia ormai contentissimo per un paio d'anni, non ti farà più domande sul digiuno intermittente. Molte volte non fatevi rapire, diciamo, dalle mode del momento, dalle interviste in televisione, eccetera, tipo, ok, no, fai digiuno, vai a correre, bruci grassi, perché la cosa non è così semplice e molte volte puoi andare nella direzione contraria di dove vorresti. Per cui, comunque, se volete cambiare la nutrizione, affidatevi poi a un nutrizionista, perché come vedete la complessità è tanta. Prima hai citato degli aspetti riguardanti proprio la fase puberale, quindi il momento dove si attivano anche tutti questi processi ormonali, quindi ovviamente nel post puberale, e Giovanni Carofiglio, che è membro della Sports Science Academy, fisioterapista di Lecce, ci dice e prima hai parlato anche della tecnica fondamentale, perché giustamente sì, pensiamo alla forza e alla potenza, però se poi l'atleta non ha quelle caratteristiche di capacità tecnica, poi diventa un problema. E infatti lui ci dice: quanto tempo dedicheresti proprio per quella fascia giovanile alla tecnica prima di andare a pensare di lavorare sui carichi massimali? Ti parlo della mia esperienza diretta personale. Io inizio in questa modalità, dipende sempre dall'esperienza della persona, ma facciamo il caso dell'inesperto, del neofita. Incomincio con un programma che prevede un esercizio per ogni gruppo muscolare, due serie, per favorire un ricondizionamento muscolare. E poi passo subito a una split routine dove divido i gruppi muscolari due a due a seconda dei giorni, prevedo diversi gruppi e tengo sempre sulle alte ripetizioni il lavoro, proprio per non far focalizzare sul carico a chi non ha ancora degli schemi motori corretti relativamente agli esercizi che sta compiendo, perché si ricorda che quando l'esercizio non è automatizzato a livello del midollo, tutti i propri effort che derivano dal sistema nervoso centrale, quindi a livello superiore, sono deputati all'apprendimento della tecnica, sono processi più lenti. Figuriamoci se durante questa sensibile fase di apprendimento si devono inserire altri fattori come la gestione di carichi importanti. Bene, l'attenzione sarebbe subito veicolata verso altri lidi e pertanto la tecnica sarebbe compromessa. Quanto bisogna aspettare è individuo specifico. Finché il soggetto non si accorge e non compie dei movimenti corretti, il trainer non dovrebbe cambiare carichi, pena la strutturazione di gesti motori scorretti, e poi una volta che rimangono, che sono strutturati scorrettamente i gesti motori, non si possono apprendere dei nuovi, ma bisogna debellare quelli scorretti prima, e questo è un lavoro doppio. Quindi è fondamentale curare la tecnica nelle fasi sensibili
dell'apprendimento motorio. Normalmente ci si accorge subito quando il soggetto entra in confidenza con lo schema motorio, perché non compie più i piccoli errori, cioè uno dei piccoli errori è non saper gestire la respirazione durante il movimento. Molte volte mi capita di dire inspira durante la fase negativa, espira durante la fase positiva. Molte persone durante l'esercizio pensano cosa vuol dire espirare e in quale fase del movimento. Vuol dire che ancora sono acerbi da un punto di vista dell'apprendimento motorio, e si ricorda che la respirazione si impara durante l'apprendimento motorio. Quindi anche sbagliare la sola respirazione in sede di apprendimento del gesto vuol dire acquisire un gesto motorio scorretto. Ecco, questo poi è importantissimo da capire, soprattutto per chi allena le fasce giovanili. Per giovanili ovviamente stiamo parlando di prepuberali o intrapuberali, comunque anche immediatamente post-puberali, quando il gesto non è, come ha detto poi Frank, automatizzato, è inutile voler accelerare i tempi, quindi comunque mettere carichi, perché si rischia veramente di fare danni sia a livello muscolo-scheletrico, che poi chiaramente si va in una direzione diversa. La domanda era di Giovanni Carofiglio, che ovviamente è un professionista poi della fisioterapia a Lecce, ma è anche allenatore, quindi ovviamente cerca anche di mediare quello che, insomma, da fisioterapista non dovrebbe succedere, perché ahimè purtroppo nello sport i fisioterapisti lavorano sempre dopo, cioè quando il danno è fatto, quando invece sarebbe bello che si lavorasse con integrazione con chi ha fatto scienze motorie, e quindi per evitare poi che veramente accadano i danni. Quindi conoscere bene la tecnica, automatizzare i gesti, lavorare poi sul miglioramento della forza e quindi evitare che accadano i problemi. Altra domanda sempre... E quando si, come quando si impara a guidare la prima volta, tutto l'effort sta nel capire quando premere il pedale della frizione, il giusto timing per inserire la marcia, per rimuovere il piede dalla frizione e poi accelerare. In quel momento la testa è impegnata su questi gesti, non si deve distrarre con la gestione di altri fattori della vita quotidiana, ma una volta che il gesto è stato automatizzato, nessuno più pensa dove sta mettendo il piede e con quale timing deve eseguire il cambio di marcia, ma si pensa a cosa si deve comprare al supermercato, chi si deve incontrare, cosa si farà durante la giornata. Questo spiega che appunto il gesto di guidare viene competenza del midollo spinale, non più dei centri superiori del sistema nervoso centrale, che quindi possono essere deputati ad altri tipi di attenzione. Ecco, quindi l'automatismo è la prima cosa da andare a cercare, capire, prima di iniziare un programma di allenamento verso i carichi alti. Laura Ceccon, anche lei nell'Academy, due domande, diciamo, da donna atleta. Lei fa mountain bike, fa tutte le Dolomiti su e giù un paio di volte, e sono due domande, diciamo. Una in generale interessa tutto il mondo femminile e qui riguarda molto l'estetica, quindi sicuramente sai che questa domanda te la faranno credo il 99% delle donne. Quindi dimagrimento localizzato, soprattutto ovviamente nei punti più delicati per le donne, fianchi, cosce, diciamo lato B. Cos'è ritenzione, grasso localizzato, se esistono dei modi per diminuirlo, limitarlo, che si può fare? Il dimagrimento localizzato è una bufala. Questo è il mio modo conciso di poter definire questo argomento. E adesso lo tecnicamente. Come detto anche prima, anche questo è oggetto di interesse dei contenuti all'interno del mio libro. Ho citato tantissimi studi che hanno preso in considerazione questo topic e nessuno di essi ha messo in evidenza la realtà, l'evidenza che esista un dimagrimento localizzato. Tuttavia esiste un dimagrimento localizzato apparente ma non esistente. Mi spiego. Uno studio è stato fatto su due tipologie di soggetti, soggetti maschi e soggetti donne, e si sono sottoposti a un programma di esercizio per le braccia ed è stato allenato soltanto il bicipite dell'arto non dominante. Si sono prese le misurazioni dei livelli di grasso
prima e dopo, con plicometria e con risonanza magnetica. Bene, dopo un ciclo di allenamento sia sul sesso maschile sia sul sesso femminile, stesso tipo di allenamento, bene, negli uomini si è visto che a livello plicometrico il grasso è diminuito, ma a livello di analisi con risonanza magnetica i livelli di grasso non erano diminuiti. Nella donna, esteticamente, però esteticamente sembra che quella zona sia più dimagrita, anche il plicometro registrava una minore plica. Nella donna invece il dimagrimento non è stato nemmeno apparente, quindi non si è registrata né una diminuzione del grasso con la plica e né una diminuzione con la risonanza magnetica. Come si spiega questo? Tu sai che l'uomo ha in più la secrezione di testosterone notevolmente superiore rispetto alla donna. Il testosterone favorisce, in corrispondenza di protocolli di esercizio fisico adatti e contesti nutrizionali, l'aumento della massa muscolare. Bene, nel gruppo maschile vi è stato un aumento della massa muscolare, nel gruppo femminile no. Nel gruppo maschile l'aumento della massa muscolare ha fatto ridistribuire geometricamente in modo diverso gli spazi extracellulari tra gli adipociti. Quindi il grasso è rimasto, ma era meno plicabile. Mi capisci? Quindi ha falsato la rilevazione solo plicometrica, ma non sulla risonanza magnetica. Quindi il grasso non viene intaccato nel sito allenato. Può capitare, ma non è la discriminante. Infatti, la plicometria, per chi insomma non la conosce in modo approfondito, è assolutamente operatore dipendente, quindi anche la capacità di fare in modo corretto. Quindi molte volte dice sì, è questo è il valore, dici no, a te guarda che non è così, e quindi molte volte il numero che viene dato è non è tanto attendibile. Quindi chiaramente questo è importante, però devo dire c'è una risposta. Intanto a livello scientifico non esiste il dimagrimento localizzato inteso, esistono a volte delle situazioni visive che possono però anche migliorare, diciamo, l'aspetto estetico, e quindi magari si può ricercare quella, però bisogna utilizzare la nutrizione a supporto, perché solo l'attività fisica poi non è efficace in questo obiettivo. Chi vuole migliorare l'aspetto estetico dei glutei nel caso del contesto femminile, che tanto ricercano tale adattamento, è giusto allenarsi per creare muscolatura in seno agli arti inferiori, quindi anche cosce, quindi quadricipiti posteriori della coscia, glutei. Poi il dimagrimento sarà relegato alla componente nutrizionale, ma non da quante ripetizioni si fanno per il distretto dal quale si vorrebbe debellare l'eccesso di accumulo adiposo. Ecco, un'altra domanda per i ragazzini che magari guardano, c'è già per 50. Quali sono i consigli che puoi dare per evitare o perlomeno per contrastare la riduzione della massa magra, perché magari oltre o 40-50 potrebbe essere più facile? Genericamente cosa potresti dire di fare? Anche questo se ne parlerà nel mio libro. Tutti sappiamo delle raccomandazioni. Come l'hai citato più volte, quando uscirà questo libro? Credo di una mesata almeno. Questo dipende dall'editore, stiamo mettendo a punto le ultime cose. Ma questi sono tutti i topic che ho coperto perché di vivo interesse. Tutti sappiamo che le proteine sono demonizzate e bannate, no? Ormai sono state riviste anche le linee guida verso gli anziani. Si consiglia circa 0,8 grammi di proteine pro chilo di peso corporeo. Bene, si è visto che uno dei fattori, e non è il solo ovviamente, agiscono in sinergia alla base della sarcopenia, che è alla base di una sindrome che è la fragilità, è proprio il sottostimato apporto proteico. E si è visto che in soggetti anziani, quindi voglio dire oltre i 65 anni, deve essere rivisto almeno a 1,2 grammi di proteine pro chilo di peso corporeo, e senza menzionare
un parallelo svolgimento di attività fisica, questo da sedentari. E si ricorda altresì che le proteine sono il primo carburante energetico a cui il corpo attinge quando si è nella malattia per produrre energia e per sostenere il costosissimo sistema immunitario. Infatti, in casi di degenza e di malattia, non sempre si può consumare del cibo e non sempre si può eseguire dell'attività fisica contrastante i processi catabolici. La riuscita e quindi la possibilità di uscire dalla condizione di malattia sta in quanta composizione corporea di qualità ha il soggetto in quel momento. Infatti la muscolatura è la prima cosa che si perde proprio per alimentare le spese energetiche di cervello, ma soprattutto il sistema immunitario. Per rispondere direttamente alla domanda, esercizi di stampo metabolico anaerobico lattacido è un programma nutrizionale che non preveda solo adeguati apporti proteici, ma adeguati apporti glucidici e lipidici. Infatti i carboidrati sono fondamentali, altrimenti senza insulina, non iperinsulinemia, ma senza livelli adeguati di insulina, non si muovono delle segnalazioni cellulari che favoriscono l'ipertrofia, anche in presenza di elevati livelli di proteine e di ormoni anabolizzanti come GH e IGF-1. Ancora importante è l'apporto di grassi, che deve essere circa il 28-30% della scocca calorica totale, perché si è visto che più si abbassa il livello di grassi, minore è la secrezione di testosterone da parte dell'individuo. Quindi è il fine equilibrio tra proteine, carboidrati e grassi, da un punto di vista del loro counting, ma anche della loro qualità, è un parallelo accoppiamento a un programma di esercizio fisico vigoroso e non ginnastica dolce, che consente quantomeno il preservamento della magra e di allontanare lo spettro della sarcopenia. Perché ho detto ginnastica dolce? Oggigiorno vedo sempre più soggetti di una certa età che vanno a fare ginnastica dolce perché fa bene. Non fa bene. È proprio in quella fascia di età che bisogna azionarsi con programmi di esercizio fisico intensi. Ovviamente ci si arriva a step, ma è l'attacco è la migliore difesa che un individuo può avere nel preservare la sua salute a lungo termine. Si è visto che i soggetti sarcopenici, quindi quelli che riportano valori bassi di massa muscolare scheletrica striata riferiti al peso corporeo, spendono ogni 3 mesi circa 1.900 euro in più per le spese mediche. Quindi la sarcopenia può essere prevenuta attraverso un intervento strategico di educazione alimentare e di educazione fisica di alto livello, ovviamente rapportata alle condizioni attuali del soggetto e alle sue disponibilità. Che poi nelle linee guida internazionali... Il soggetto è sano e lo si tratta da malato, diventerà malato. Certo, nelle linee guida internazionali basta vedere anche le ultime della CSM, è consigliato 3 volte la settimana quando l'attività è vigorosa. Vigorosa si intende oltre il 64% della frequenza cardiaca di riserva, quindi è qualcosa che a fine della lezione di un'ora c'è la maglietta da strizzare, indipendentemente dall'età, anzi è consigliato per gli over 65. Invece cosa succede normalmente? Che uno man mano che cresce di età, 40, 50, 60 eccetera, diventa fondista. Cioè fa quelle cose sempre a bassa intensità per lunghe percorrenze, tutti i fondisti, perché dice no, ma certo che poi perdi la massa magra, non ti alleni più, è molto più semplice. Quando invece il mantenimento della forza è possibile, però magari guardando la televisione la domenica mattina qualche esperto dice sì sì, fa attività fisica, però appena sei stanco fermati. Beh, lì era proprio in quel momento che non dovevi farlo, e quindi che ti lamenti se poi perdi la massa magra. Allora, pensa, un'altra domanda. Hai visto addirittura che al di là del fatto della perdita di massa muscolare, a questa si associa anche la perdita di minerale osseo, perché
ogni qualvolta si azionano dei processi catabolici, questi sono di natura ubiquitaria, non è che prendono solo dal muscolo scheletrico, prendono anche dalla matrice cristallina delle ossa, e si è visto che gli sport da combattimento, quelli dove c'è contatto, c'è il touch, migliorano anche la densità ossea. Quindi capisci qual è il valore di un'attività fisica contro resistenza e vigorosa, soprattutto in soggetti di una certa età. Attenzione, non bisogna pensare in modo errato a carichi elevati. Qua parlo di protocolli ipertrofici. Si è visto che è possibile in soggetti oltre i 60 anni stimolare l'ipertrofia anche con carichi pari solamente al 30% del massimale quando modulati nelle velocità, velocità esecutive non veloci, ma tanto da generare tensione continua durante la fase positiva e negativa del movimento. Perché? Perché generare tensione e non fare movimenti balistici crea occlusione vascolare. L'occlusione vascolare cosa crea? Mancanza di presenza d'ossigeno, si utilizza il metabolismo anaerobico lattacido e come conseguenza aumenta l'increzione dell'ormone della crescita che, come sappiamo, è anabolizzante e anche a livello del tessuto osseo. Ecco, Frank ha citato alcune, sono tante ormai le review anche recenti, ce n'è una del 2016 su International Journal of Strength and Conditioning Research che proprio analizza gli aspetti del alti carichi, bassi carichi, sia sulla forza che sull'ipertrofia, quindi diciamo ci sono più strade e quindi giusto conoscerle e applicarle. Pensa al valore che può avere l'ipertrofia con bassi carichi in persone che escono da infortuni, cioè si può ricreare ipertrofia nonostante le loro condizioni senza compromettere il post-traumatico. Fondamentale, infatti. Però chiaramente bisogna conoscere intanto le evidenze scientifiche e poi applicarle nel modo corretto. Antonio Mastrolonardo, che è stato atleta ed è un tecnico della pesistica, anche lui nella Sports Science Academy, giustamente dice ci sono degli aspetti riguardanti le donne nel pre e post del periodo pre e post mestruale, come è normale, diciamo, comportarsi sia per l'allenamento che per la nutrizione. Molte donne sono, diciamo, più sensibili, altre meno, però, diciamo, una linea di condotta quale dovrebbe essere? Sinceramente io qua non ho mai fatto una distinzione netta tra queste fasi, sono normali fasi che occorrono, bisognerebbe portare tantissime variazioni. Una cosa che però sulla quale punto molto è che normalmente la donna in fase premestruale non riesce a contenere la fame e quindi incomincia a pizzicare alimenti comfort food o i cosiddetti cibi spazzatura. Il mio consiglio è: se bisogna fare certe scelte alimentari, le si limiti nella prima fase della giornata e non al calare della sera. Questo per un motivo. Tutti sappiamo che un importante apporto di calorie, soprattutto di zuccheri, poi sfocia in ipoglicemia reattiva di rimbalzo. E l'ipoglicemia reattiva di rimbalzo ha come conseguenza l'evocazione del cortisolo proprio per far ristabilire i livelli glicemici. Il problema è che il cortisolo produce iperglicemia, non ristabilisce la glicemia. La iperglicemia nelle fasi serali notturne inibisce il duo anabolico lipolitico rappresentato da GH e glucagone tipici delle ore di riposo notturno. Punto numero uno. Punto numero due, il cortisolo evocato alla notte altera il fine equilibrio tra onde encefaliche delta, quelle responsabili del sonno profondo, e le onde beta, quelle dello stress attivazione, che sono desiderabili durante un combattimento, durante una serie di squat per il proprio livello di attivazione, ma non durante il sonno. Ecco che si dorme male e ci si sveglia distrutti al mattino. Ma soprattutto il cortisolo evocato alla notte è molto più catabolico
degli stessi livelli di cortisolo o addirittura di livelli più elevati di cortisolo nella prima fase della giornata durante le fasi diurne. Questo perché esiste una proteina chiamata clock bmol che in base alle stimolazioni della luce varia la sensibilità dei tessuti al cortisolo. Quindi al mattino in fisiologia è alto il livello di cortisolo, ma è bassissima la sensibilità dei tessuti. La notte è basso il cortisolo, ma è elevatissima la sensibilità dei tessuti al cortisolo. Quindi vuol dire che minime increzioni di cortisolo alla sera fanno danni. Ecco perché ormai molti in letteratura sostengono che i farmaci, i corticosteroidi, il cortisone debba essere somministrato soltanto nella prima fase della giornata e non alla sera. Questo è l'unico consiglio che mi sovviene da dare in persone dove la gestione del cibo risulta alquanto alterata per motivi di natura fisiologico-ormonale, come il ciclo mestruale, ecco. Ecco, su questo volevo proprio fare una parentesi. Molte volte anche io mi sono trovato a parlare con le mamme di atlete post-puberali, e quindi sono le mamme che fanno creano un sacco di problemi alle ragazze, quindi qua chissà che succede in quei giorni. E infatti su questo cito proprio una testimonianza post-Olimpiadi di Rio per un'atleta italiana, Federica Pellegrini, che ricordiamo, insomma, puntava ovviamente a prendere una medaglia, è arrivata quarta, e poi insomma l'anno dopo ha preso la medaglia d'oro ai campionati del mondo, ma molti giornalisti, un po' per limitare le cose, hanno detto vabbè, comunque era il giorno del ciclo. E lei, da grande, bravissima atleta e grande professionista, a parte che come atleta non ci stava a dire ho perso per un altro motivo, bravissima, e ha detto assolutamente non è così, non so chi l'ha scritto, ma io non ho mai detto questa cosa, fa parte di tutte le donne, tutte le volte mi sono trovata a vincere o a perdere in quei giorni, e non è che quando ho vinto era merito e quando ho perso è, non c'entra nulla, è sempre stato così e non ci ho mai fatto caso, io devo essere in forma tutti i giorni. Questo per dire, insomma, che poi a certi livelli si mette in conto e quindi non è un problema, per cui non lo facciamo diventare il problema, perché il problema non c'è, o molte volte c'è. Il topic si ricama molto quando poi basterebbe soltanto applicare delle regole base, cioè non dismettere l'allenamento, se si è in cali di forza continuare a tenere il cosiddetto ferro caldo e abbassare i livelli di tensione con l'allenamento stesso, che sappiamo può modificare la fase premestruale, i livelli umorali della persona. Sappiamo bene che l'allenamento tira su il cortisolo, e una volta che lo tiri su con un evento acuto come l'allenamento, dopo ha bisogno di ore per ricaricarsi, e la persona in quella fase transiente è molto più calma. Quindi si concilia molto bene al venire incontro alle persone che sono diciamo attaccate da questo momento fisiologico che è tipico del sesso d'appartenenza. Che poi su questo devo dire, molte volte c'è grande attenzione non giustificata sul ciclo mestruale, quando non c'è forse nessuna attenzione, invece un aspetto che ha sottolineato Frank, insomma anch'io ci tengo particolarmente, sul ciclo del sonno, perché si perde molto di più in performance quando il sonno non è di qualità, non si dà nessuna attenzione al sonno, non si dà nessuna attenzione alla nutrizione della cena, che magari favorirebbe con opportuni aminoacidi anche quell'effetto triptofano, serotonina, melatonina, che poi non viene utilizzato, si dorme male, non si va nel sonno profondo, ci si alza un po' rimbambiti e poi magari si dà la colpa al ciclo mestruale, quando invece il problema era da un'altra parte. Domanda sempre dell'Academy, Rosaria De Blasio, lei di Caserta, è personal trainer, e ci fa una domanda, diciamo, della donna, della nonna, ma anche della donna, che molte volte, insomma, magari è capitata anche a te, quando parli con le donne, dice, ah sì sì, voglio tonificare, però no, pesi no, perché altrimenti ingrosso. Ecco, come si fa a spiegare ad una donna che queste due cose, tanto viaggiano insieme, però non si può tonificare? Oppure, come lo spiegheresti tu, in modo che lo capisce in modo semplice? Bene. Una bugia raccontata tante volte diventa verità. E
ahimè. A un certo punto una bugia, basta che si dimostrino dei fatti e si può capire che era una bugia, ma quando la bugia diventa un mito, il mito è molto subdolo perché risulta radicato nell'immaginario comune, non lo sradichi così facilmente. Rispondendo tecnicamente, il tono muscolare non è nient'altro che quella contrazione minima che serve per mantenere la postura. Se si facesse attività fisica per aumentare in modo propriamente detto il tono muscolare, vuol dire che si hanno dei difetti a livello nervoso. Il motivo per cui si fa attività fisica in tali contingenze è per aumentare la massa muscolare, che in modo ingentilito viene chiamato tono muscolare. Quindi durante con l'allenamento o si aumenta la massa muscolare oppure la si preserva, e con la sedentarietà la si perde. Non esistono altre accezioni. Si può incrementare di molto di poco la massa muscolare, ma non esiste un incremento del tono muscolare. Oggi sentir parlare faccia attività fisica per migliorare il tono muscolare è come sentir parlare un pseudo istruttore che ancora differenzia l'allenamento per addominali alti, centrali e bassi. Bisogna tagliare le gambe da subito, perché il livello di comunicazione seleziona il tipo di clientela. Quindi chi si ostina ancora a dire migliorare il tono muscolare è probabilmente una clientela che non ci appartiene, o che comunque non si può fare più di tanto, perché da quella convinzione non la si discosta. Non so come rispondere altrimenti, perché purtroppo queste condizioni sono state dettate dall'ignoranza che popola le palestre, il popolo ignorante che le popola, ma anche molti pseudo professionisti. Questo perché non vi è selezione all'interno dei centri fitness di personale che fa educazione fisica, ma si tratta più di camerieri che servono per illustrare gli esercizi o mettere a posto gli attrezzi. È brutto da dire, ma purtroppo è un settore ancora molto eterogeneo. Non è un settore di nicchia dove vi è un utente estremamente educato che sa quello che sta andando a fare. Io parlo relativamente al contesto della sala pesi. Ecco. Grazie a Frank per questa diciamo risposta molto talebana, va bene, giusto essere giustamente, cioè poi alla fine basta, cioè, quando ci sono queste cose che non hanno nessuna evidenza scientifica, sono ripetute in continuazione, però poi alla fine veramente sono delle bufale straordinarie, è inutile continuare a discutere. Quindi se si ha di fronte un professionista, a queste discussioni non si va neanche avanti, si porta l'evidenza scientifica, non si entra nel merito, altrimenti siamo sempre a discutere che la terra sia piatta. Allora, Lorenzo Mordelli, anche lui nella Sport Science Academy, fa una domanda proprio legata anche a quello che hai detto prima, che è molto importante quando un principiante fa un tipo di lavoro verso l'ipertrofia, magari o verso la forza, però non riesce ad avere quella percezione propria di sentire il muscolo. Quindi fa un'azione che è molto meccanica, però non capisce qual è il muscolo, come deve fare. Come cerchi di fargli arrivare quella sensazione che poi può essere utile in allenamento e nei risultati? Come ho detto prima, certe persone, anche quando spiego come bisogna comportarsi da un punto di vista della respirazione, quindi di inspirare durante la fase positiva, durante la fase negativa, espirare durante la fase positiva, hanno problemi nel capire. Si tratta di condizioni alimentari e di condizioni elementari. Quindi ciò che sta domandando l'utente del momento, vuol dire, necessita una risposta
che prevede molta esperienza, e soltanto facendo vedere gli esercizi più volte e riandando sempre, bastonando sempre sulla corretta esecuzione, che poi l'utente, per via della maturazione delle esperienze, incomincia ad avvertire delle differenze. Da un punto di vista teorico non vi sono strategie discriminatorie dove ok, con questa soluzione fai un gesto meccanico e non senti il muscolo, con quest'altra fai lo stesso gesto meccanico e lo senti. Faccio un esempio, forse è un esempio pratico che può far meglio capire il concetto. Tutti sanno quanto è difficile eseguire uno squat. Quando metto una persona alla prova con un bilanciere sui trapezi e faccio eseguire la cosciata, molte persone incominciano a sbagliare il movimento. Come faccio ad insegnarlo? Bene, faccio posare il bilanciere e poi prendo una panca orizzontale e gli dico: prova a sederti e a risollevarti dalla panca tenendo la colonna eretta senza appoggiarti con le mani. Lo fanno bene, si accorgono della percezione che viene fornita dalla corretta esecuzione del sedersi e del rialzarsi solamente sulla panca e dalla panca. Li riporto allo squat e cercano di ripensare al movimento di seduta e di rialzarsi dalla panca. In effetti lo squat è un gesto motorio, un esercizio che viene riproposto nel powerlifting insieme allo stacco e alle distensioni su panca, perché rappresenta il gesto motorio minimo dell'efficienza di un uomo. Chi non si sa sedere e sollevare da una sedia senza ausili è, tra virgolette, un deficiente motorio. Quindi basta soltanto ricordare qual è il gesto base di quel movimento, quindi come propedeutica, per poi passare all'esercizio vero e proprio che la persona interpreta un po' come astruso dalla vita di tutti i giorni e dalla quotidianità. È fondamentalmente là quello che è lo scoglio principale nell'apprendimento motorio di un esercizio nuovo. Quindi pensate a quale esercizio può ricalcare, a quale movimento può ricalcare quello che viene fatto durante l'esercizio, e da lì costruite la vostra base per fargli captare, apprendere l'esercizio specifico. Spero di essere stato esaustivo in questo piccolo esempio. Certo, tantissimo. Devo dire che poi anche molte persone stanno scrivendo, adesso non posso più mettere le domande in sovraimpressione, non so perché, però insomma sono tutti molto contenti, anzi la live sta andando molto bene. Ultima domanda, credo ultime due, abbiamo superato l'ora, quindi insomma è stata molto nutrita e ricca, sempre dalla Sport Science Academy, un nutrizionista di Barcellona che è Danny Torterolo, dice: allora, secondo te, per quanto riguarda il bodybuilding, sia per l'aspetto dell'ipertrofia che per l'aspetto, diciamo, della tonificazione, quanto è importante da 1 a 10 il timing post allenamento per la nutrizione? Bene, si è visto che alcuni parlano di finestra anabolica subito dopo l'allenamento, ma alcuni studi hanno visto che consumare un pasto post allenamento anche un'ora dopo l'allenamento porta delle modificazioni di proteine cellulari come mTOR, il mammalian target of rapamycin, da cui dipende la sintesi proteica, l'attivazione di un enzima chiamato P70S6K, che è un enzima che fa iniziare la sintesi proteica sul ribosoma, e poi l'EIF4E, e cioè l'Eukaryotic Translation Initiation Factor for E, e cioè una proteina che, se attivata, trasporta l'mRNA o l'RNA messaggero sul ribosoma per far iniziare la sintesi proteica. E si è visto che con una miscela glucidica arricchita, con miscela glucidica e proteica arricchita di leucina, queste variazioni positive nei marker anabolici si hanno anche dopo un'ora dalla fine dell'allenamento. Altri studi riportano
non un contraddittorio di questo, ma come sia importante anche la miscela glucidica e proteica aminoacidica prima dell'allenamento stesso e sia perfino più anabolica, poiché si sfrutta, grazie alla contrazione muscolare, il flusso di sangue sul muscolo, sul distretto muscolare che si sta allenando, e quindi vi è un maggior afflusso di amminoacidi e di glucidi sul muscolo allenato, e quindi azione anabolica e anticatabolica allo stesso momento. Anticatabolica perché? Perché si sa che il depauperamento del glicogeno muscolare poi presiede al processo catabolico. Quindi, a meno che non si sia dotati di elevati livelli di tessuto adiposo e si sia degli sportivi abbastanza di medio elevato livello, sarebbe auspicabile una miscela nutrizionale di tal tipologia, vista poi riadattata in base alle proprie caratteristiche morfologiche di massa magra, sia prima che dopo allenamento. Anche questo, la natura della miscela e i rapporti dei nutrienti, li riporto all'interno del mio libro. Ecco, devo dire che tutte le volte che Frank poi risponde fa sempre i riferimenti alle evidenze scientifiche, e tutte le volte sono evidenze scientifiche aggiornatissime, perché proprio su questa domanda è stata fatta, devo dire che tempo fa, non tanto tempo fa, proprio perché in questo aspetto la ricerca è abbastanza recente, ma ha dato anche c'è stato un forte interesse negli ultimi anni. Quindi all'inizio questa finestra era, dici, wow, attenzione, finisce tutto in 15 minuti, quindi vedevi persone che finivano le attività, subito andavano a accaparrarsi, mangiare. Poi qualcuno ha detto: no, aspetta, non è proprio così. Cioè, non è che si chiude un portellone, è tutto abbastanza graduale, quindi hai più tempo e quindi gestisci la nutrizione in un modo corretto. È vero che esiste un momento dove è più favorevole, ma non è che in 10 minuti finisce tutto e chi si è visto si è visto. Vorrei aggiungere una chicca su questo punto per quanto riguarda il post allenamento, non tanto da un punto di vista ipertrofico. È importante farlo il prima possibile, l'ho visto sulla mia esperienza pratica. Io ho un fotopletismografo, quindi ho misurato la mia heart rate variability, che viene misurata da un parametro che si chiama SDNN, quindi lo standard deviation N2N, e ho visto che subito dopo un allenamento a cedimento per i quadricipiti avevo la stessa efficienza di un malato terminale. Ho sperimentato ogni 15 minuti il fotopletismografo su me stesso nel post allenamento, dopo aver consumato carboidrati e proteine, e si ha subito un picco di ripresa del sistema nervoso centrale. Cioè, questa conferma di quanto il sistema nervoso centrale soffra il depauperamento glucidico non solo muscolare ma anche ematico indotto da allenamenti vigorosi. Quindi, al di là dell'aspetto ipertrofico, è importante consumare nelle giuste modalità tempistiche e anche rapporti tra i nutrienti e anche nelle quantità il post allenamento, proprio per una rapida ripresa del sistema nervoso centrale, da quale poi anche dipende l'efficienza del sistema immunitario. Quindi vediamola a 360 gradi l'importanza dell'integrazione post allenamento. Ecco, su questo volevo proprio anche dare un consiglio veloce e anche a basso costo, perché più volte, insomma, Frank ha parlato dell'HRV, della heart rate variability, la variabilità cardiaca, che sì, ci sono anche strumenti, diciamo, anche abbastanza costosi, ma si possono scegliere, anche per iniziare a capire un po' la materia, delle apparecchiature che sono più a basso costo. Bisogna essere un po' più bravi magari a utilizzarli, a conoscerli, eccetera, però si possono fare, ed è importante perché lì c'è un'analisi delle frequenze alte, frequenze basse, frequenze molto basse, che danno un'indicazione del cambio del sistema parasimpatico e simpatico, e quindi ci fa capire in sostanza come siamo noi, se abbiamo recuperato, se il nostro sistema nervoso è stressato, eccetera. E questo è molto utile perché sia, diciamo, nel medio termine, e quindi anche a livello di controllo giornaliero, ma anche nel breve termine, quindi anche nel post esercizio, nel pre esercizio, ci dà dei valori importanti. Per cui anche quella è una tematica che
per chi è allenatore o personal trainer, non è da sottovalutare, perché ci dà informazioni molto molto importanti. Ultima domanda, e poi ringraziamo Frank Casillo, è proprio legata a quello che hai detto nelle prime fasi di questa diretta, legato al digiuno intermittente, e quindi hai citato ossidazione di grassi e sensibilità insulinica sull'allenamento a bassa intensità con il digiuno, quindi post digiuno, però perché non invece ottenere magari gli stessi risultati con l'HIT? Con l'HIT relativamente a che cosa? L'aspetto di grassi e miglioramento della sensibilità insulinica. Nessuna, niente contro l'HIT assolutamente, però bisogna contestualizzarlo. L'HIT non è un aerobico puro. Cosa vuol dire? Che poiché non è aerobico ed alta intensità, evoca in maniera sensibile la secrezione di adrenalina. Che cosa fa l'adrenalina oltre ad andare sui recettori beta adrenergici a stimolare la lipolisi? È anche un glicogenolitico muscolare. L'adrenalina va sul muscolo e fa impoverire le scorte di glicogeno muscolare. Bene, si ricorda che l'impoverimento delle scorte di glicogeno muscolare è legato a processi catabolici. Quindi, chi vuole fare l'HIT non lo consiglio in condizioni di digiuno, per questo motivo riferito al catabolismo, e non consiglio l'HIT a già chi svolge attività con i pesi in regime metabolismo, col metabolismo anaerobico di tipo lattacido, proprio perché si stanno sovrapponendo due stimoli più o meno similari, e cioè ad alta intensità. Quindi l'HIT lo conduca ben volentieri chi non può, per altre ragioni o per gusto, svolgere un'attività coi pesi ad alta intensità. Quindi chi svolge pesi ad alta intensità, gli consiglio un programma aerobico steady state, anche perché con i pesi si aumenta lo stress pressorio sul cuore, che facilita appunto l'ipertrofia concentrica del cuore. Con lo steady state vi è un aumento massiccio del ritorno venoso al cuore, quindi si ha uno stress diastolico che espande le camere cardiache, e l'abbinamento di questi due stimoli stressori in pressorio e in diastolico dà al cuore la migliore conformazione per la sua performance, un ellissoide, quindi in grado di avere vigore per la gettata pulsatoria, ma anche di distendersi di più e di soddisfare al meglio il cosiddetto principio della contrazione eterometrica di Frank Starling. Ha spiegato in un modo impeccabile, proprio da manuale, poi quali sono gli adattamenti a livello di miocardio. Quindi ovviamente se si fa solamente attività in palestra, poi l'azione del ventricolo sinistro è di avere un'azione concentrica molto efficace, quindi pomperà sangue in un modo molto veloce, però se si abbandona la parte aerobica non si andrà a lavorare sul volume di sangue del ventricolo sinistro, quindi è la combinazione delle due che poi porta a migliori risultati. E tornando a quello che hai detto prima, ovviamente se fate allenamenti ad alta intensità, per voi la regola del digiuno intermittente, soprattutto pre-esercizio, non va bene, perché sicuramente, ma vorrei che lo dicesse lui, voi pensate di bruciare i grassi forse di più, ma probabilmente utilizzate qualche altra cosa che vi servirebbe. Che cosa bruciano? Esattamente, tutto sta nella conoscenza della fisiologia, della nutrizione e degli stimoli meccanici a cui si è sottoposti. Se mi sottopongo a stimoli meccanici vigorosi, il mio substrato energetico preferenziale è il glicogeno muscolare, che come si sa è un protettore della muscolatura. Bene, allora vorrò svolgere attività fisica vigorosa, non in condizioni di depauperamento del glicogeno muscolare. Posso svolgere a digiuno l'attività aerobica in steady state, proprio perché il digiuno
mantiene bassi i livelli di insulina e quindi in opposizione per regolare la glicemia vi è alto il glucagone che tira su appunto il livello di zuccheri ma anche dei recettori a livello degli adipociti e favorisce la lipolisi. Ma il glucagone, a differenza dell'adrenalina, non può intaccare le riserve di glicogeno intramuscolare, quindi non è catabolico. Ecco dunque, e poi l'attività fisica è di bassa intensità, non tira su il cortisolo, quindi non è un'attività catabolica l'aerobica pura steady state. Adesso faccio presente, visto che sono su questo argomento, quanti avete sentito che sostenevano che il digiuno notturno favorisce lo svuotamento del glicogeno muscolare. Non è possibile. Il digiuno notturno non favorisce lo svuotamento del glicogeno muscolare proprio perché il muscolo non ha dei recettori al glucagone. Quindi ce l'ha soltanto il fegato. Al massimo il digiuno notturno svuota le risorse di glicogeno epatico, ma non quelle muscolari. Questo per capire e saper discriminare chi è professionista da chi non lo è quando si citano certi azzardi pseudoscientifici. Ecco, allora la diretta è stata veramente molto profonda, devo dire che abbiamo toccato tanti argomenti, anche un po' sbattendo con le pareti verso altre professioni, perché abbiamo parlato ovviamente di aree che riguardano la fisioterapia, che riguardano la medicina dello sport, che riguardano la fisiologia, riguardano la nutrizione, eccetera. Ma d'altronde Frank Asillo, diciamo da professionista, come personal trainer, come preparatore di queste aree, ahimè, ma questo è quello che tutti dovrebbero fare, deve avere competenze trasversali in tutte le aree. Ma come ha sempre ben sottolineato, si basa su evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche non sono settoriali e chiuse, quindi molte volte si trova e si leggono le evidenze scientifiche dell'area della medicina dello sport, ma all'interno del team ci sono fisiologi, ci sono biomeccanici, ci sono ingegneri, perché le evidenze scientifiche sono trasversali. E questo è quello che bisognerebbe fare man mano, leggere e capire le evidenze scientifiche, poi chiaramente si applicano nella propria professione. Nel caso di Frank si occupa, come avete visto, con grande passione anche nella preparazione non solo di bodybuilder ma di atleti e di persone. Oggi veramente è stata molto ampia, devo dire, sei un libro aperto, ogni volta una scoperta leggere, quindi troveremo anche molte di queste informazioni nel tuo prossimo libro che a breve ci sarà. Tu hai una tua pagina su Facebook? Io e Francesco Casillo. Perfetto. E poi ne ho altri micro professionali, ecco. Benissimo, quindi rintracciate Francesco Casillo, a breve ci sarà il suo libro, è scritto con lo stessa modalità che ci hai dato oggi o più semplice? Il livello è tecnico medio elevato, ma ho testato alcune persone non di questo settore, completamente a digiuno da certi argomenti, hanno riferito che è tecnico, ma nella modalità in cui spiego si riesce a capire anche per la persona non edotta, in modo specialistico, di cosa sto parlando, e i feedback sono stati che vi sono dei contenuti che non si trovano altrove, quali ad esempio come l'allenamento riesce a mettere uno stop ai processi cronico-infiammatori e addirittura a prevenire l'Alzheimer, perché l'allenamento, certi tipi di allenamento con determinate intensità e non tutti, aumentano le dimensioni della materia grigia dell'ippocampo, e quest'area è legata alla memoria. Se aumenta la dimensione, migliorano i processi cognitivi, gli aspetti di memoria. Se si riduce, aumentano i processi neurodegenerativi, tra cui anche l'incalzare dell'Alzheimer. E si è visto che questa capacità di questa area del sistema nervoso centrale, l'ippocampo, è altamente plastica anche dopo gli 80 anni. Cioè vuol dire che le persone riescono a migliorare i loro processi cognitivi nonostante la vecchiaia, se il cervello è opportunamente stimolato da importanti, relativamente al soggetto, contrazioni muscolari.
tanti topic che vengono toccati soltanto in riviste scientifiche specializzate, ma non adattate al settore del fitness, bodybuilding e del miglioramento della composizione corporea. Parlerò anche di dimagrimento localizzato, come ho detto prima, ma in maniera molto più approfondita, e parlerò della costellazione di patologie cronico-metaboliche infiammatorie che si sviluppano all'aumentare del grasso viscerale. Cosa vuol dire? Che spiego le dinamiche con le quali incominciano segnalazioni proinfiammatori man mano che il grasso, per uno scorretto stile di vita e sedentarietà, aumenta le sue dimensioni, e come questi processi infiammatori vadano a intaccare anche il metabolismo del muscolo, del pancreas e del fegato, creando una costellazione di patologie di diverso genere, ma che hanno come ceppo di derivazione tutte lo stesso: infiammazione cronica sistemica. Tanti argomenti che sfatano molti miti comuni. E poi parlerò: ma le proteine danneggiano i reni? Ma le proteine diminuiscono la densità minerale ossea, dato che creano acidosi metabolica? Le proteine sono fonte di calcoli renali? Riporto tutti gli studi scientifici al riguardo e sarete meravigliati da quelli che sono appunto le sentenze che attorniano scientificamente questi topic, dei quali purtroppo il nostro sapere oggigiorno è soltanto orecchiato dai mass media e non da fonti specializzate. Quindi grazie davvero a Frank Asillo, che come vedete è molto evidence-based, quindi quello che dice è basato su evidenze scientifiche. Sta facendo una grande opera di divulgazione, questo è un nuovo libro che quindi aspettiamo con ansia. Ha già spiegato che insomma bisogna masticarlo un po', però poi se lo masticate bene riuscite anche a digerirlo, e quindi sarà un piacere poi comprenderlo. Grazie ancora per il tuo tempo, abbiamo fatto 1:30 di diretta, wow, però devo dire da vedere e rivedere, perché molte di queste cose probabilmente la prima volta non si capiranno bene, ma un secondo e terzo passaggio poi entreranno bene a fondo e sì, magari si darà, troverà la risposta a molti luoghi comuni che ahimè non ci fanno andare avanti nella comprensione. Grazie Frank, allora buon allenamento a te, ai tuoi clienti, e grazie a voi che ci avete seguito nella pagina. Grazie a te Gianmario, buona serata a tutti.